settimana, quindi lo presentiamo qui in anteprima. È stata pubblicata dall'Asinodoro Edizioni. Il libro lo potete trovare già da oggi, grazie appunto agli organizzatori, alla libreria Blue Book, che sta al primo piano. E you can find the book here in this building on the first floor, and there are also some excerpt from in English version that are free. La casa editrice che lo ha pubblicato, l'Asino d'Oro, è giovane. Ha da poco festeggiato il quinto compleanno e da quando è nata nel 2009 pubblica i libri della teoria della nascita di Massimo Fagioli, a partire dalle lezioni universitarie di Chieti. Accanto a questi libri di Fagioli sono pubblicati, raccolti in diverse collane, sia diversi testi di argomento scientifico e psichiatrico che testi di approfondimento in diversi ambiti culturali, sociali e politici. C'è anche una bella collana di narrativa. Tutto ciò rende questa casa editrice una realtà estremamente attiva e interessante sul piano culturale. Il progetto editoriale si è ultimamente ampliato con la collana La Memoria, che è tesa alla riproposizione di testi importanti per la psichiatria, di classici che non devono essere dimenticati, ma anzi riscoperti e compresi nel loro significato storico, proprio per restituire alla psichiatria le sue basi psicopatologiche essenziali per il sapere e la pratica clinica. È in questa collana inaugurata dalla storia di Anna Oh di Lucy Freeman che con gli editori abbiamo pensato di inserire Interpretazione della schizofrenia di Arieti. Il volume non era da tempo più disponibile in libreria e rischiava di restare solo come colta citazione in alcuni testi, ma di fatto sottratto alla lettura di un pubblico più ampio. Invece si tratta di un testo estremamente interessante, dove l'autore fornisce una dettagliata descrizione degli aspetti cognitivi, volitivi e comportamentali del paziente schizofrenico, e dove viene fatto uno studio sul pensiero magico, su tematiche relative alla creatività, e c'è un tentativo costante di studiare la modalità di formazione dei diversi sintomi che Arieti si trova a dover affrontare nel suo lavoro con il paziente. Tutto questo è associato a un'accurata descrizione di casi clinici e offerto in uno stile narrativo che, a quanto mi risulta, Arieti esprimeva anche in altri ambiti come quello teatrale. Infatti so che ci sarà questo adattamento teatrale del Parnasse di cui ci aveva parlato prima la dottoressa Bruschi e di Olivia Arieti, tra poco ci potremo assistervi. L'uscita di questo libro in una bella veste grafica e degli altri volumi che la Sinodoro Edizione ha previsto per i prossimi anni, come afferma Pier Francesco Galli nella premessa, si oppone alla caduta della psichiatria in un oblio determinato dall'ubriacatura del diagnosticismo e ci si augura possa contribuire alla fine del ciclo pragmatistico della cultura manualistica e dei PowerPoint, inaugurando un nuovo ciclo storico per tanti colleghi delle nuove generazioni. La ricerca di un'obiettività esasperata nella diagnosi psichiatrica ha prodotto da un lato uno smembramento della nosografia classica con la proliferazione di una serie di patologie di dubbia esistenza, dall'altro ha ridotto, invece di incrementare, la possibilità di giungere a una diagnosi esatta. Una riscoperta della psicopatologia può dare gli strumenti per arrivare a una diagnosi corretta, che a sua volta è fondamentale per impostare una terapia idonea. Nel nuovo DSM-5 sono state ridotte molte pagine dedicate alla schizofrenia, sono stati cancellati i sottotipi clinici e la catatonia è stata separata dalla schizofrenia per creare un'entità autonoma caratterizzata solo da un comportamento immobile ed oppositivo. Invece Arieti, in questo volume, si occupa non solo delle forme manifeste della malattia, ma anche di quelle più sfumate, e della schizofrenia latente. Dedica un intero capitolo per ciascun sottotipo clinico e si occupa della diagnosi differenziale da altre forme morbose. Distinguere una depressione da una schizofrenia, ripetiamo, è fondamentale, ma non per riempire una casella su un questionario, ma perché si tratta di patologie che richiedono una terapia molto diversa. Ora, Arieti dice che l'ingresso nella psicosi si costituirebbe come conseguenza della graduale perdita dei simboli comuni, socialmente condivisi, e con l'adozione di paleosimboli, di cui già ricordava la relazione precedente, ovvero di simboli arcaici identificati con l'oggetto simbolizzato.
Ariete individua infatti come elemento caratterizzante della schizofrenia l'utilizzo di una particolare modalità operativa del pensiero, la paleologica, che permette di riconoscere come uguali oggetti che condividono anche solo una proprietà. Per cui con questa si potrebbe ad esempio identificare io e Barack Obama solo perché entrambi amiamo leggere, cioè abbiamo una caratteristica in comune. Ma dato che uno stesso oggetto può avere numerose proprietà e che quella scelta dal processo di identificazione è selezionata sulla base di fattori emotivi, il pensiero che ne deriva risulta strano e imprevedibile. Estremamente interessante poi come la paleologica si traduca a livello del linguaggio, con la graduale perdita del potere connotativo della parola, mentre acquista importanza la denotazione e la verbalizzazione. Il termine tavolo può essere considerato per la sua connotazione di un piano orizzontale con delle gambe, per la sua denotazione, cioè come specifica entità fisica, e per la sua verbalizzazione, quando la parola è soltanto una parola, senza il suo valore simbolico. Scrive Rieti, l'attenzione dello schizofrenico si concentra sulla verbalizzazione, ovvero sulla parola considerata puramente come parola. Spesso si sviluppano processi mentali che sono stimolati soltanto dalla verbalizzazione. La verbalizzazione diventa il legame identificatore dell'identificazione. Da queste considerazioni appare chiaro che il linguaggio dello schizofrenico può diventare così incomprensibile perché frutto della sostituzione di elementi con altri i quali, per un qualche motivo, anche solo fonatorio, vi somigliano. Sarebbe questo, in ultima analisi, il meccanismo che porta all'insalata di parole. Nel suo studio Arieti resta legato alla tradizione psicanalitica, per la quale nella schizofrenia la libido tornerebbe allo stadio narcisistico. In questo contesto la paleologica rappresenta una modalità più arcaica del pensiero rispetto al pensiero razionale e sarebbe risultato di un meccanismo di regressione che determinerebbe, e cito lui, il ricorso a livelli di integrazione mentale meno avanzati. Inoltre, la regressione per Arieti determinerebbe un processo di concretizzazione attiva, nel quale non c'è la perdita del pensiero astratto, ma le idee troppo angosciose vengono rese concrete. È così che lo schizofrenico paranoideo traduce il rapporto conflittuale con la moglie, che gli avvelena la vita, con la convinzione che veramente la moglie sta cercando di ucciderlo, somministrandogli del veleno. Questa dinamica evidenzia la presenza nel pensiero dello schizofrenico di un'attività. È un'attività interna del paziente, non c'è una perdita di funzioni. L'idea di un'attività nella schizofrenia non è nuova. Anche Minkowski nel 27, mantenendosi su un piano fenomenologico e non coinvolgendo l'inconscio, aveva parlato di un'attività autistica che rappresenterebbe l'essenza, la chiave di volta di tutta la schizofrenia. In Istinto di morte e conoscenza, Fagioli propone la natura pulsionale di questa attività. E qui torniamo un attimo ai motivi che hanno spinto la Sinodoro a fare questa nuova edizione dell'interpretazione della schizofrenia di Arieti. Penso che la Sinodoro pubblica questo libro perché è un libro di psicopatologia, nel quale Arieti cerca di portare la comprensione della psicopatologia anche nel rapporto con il paziente schizofrenico. E qui vediamo una coerenza degli editori che pubblicano i libri di Fagioli. Anche quest'ultimo è partito dallo studio della psicopatologia per affrontare la psicoterapia delle psicosi, approfondendo le dinamiche non coscienti. Infatti nel 62 pubblica un articolo sulla percezione delirante paranoicale e schizofrenica ed è attraverso lo studio della percezione delirante che Fagioli arriva alla formulazione della pulsione di annullamento. Descritta nell'ambito del peggioramento del paziente in prossimità delle vacanze del terapeuta, si tratta di una reazione patologica. Di fronte a quella che avverte come minaccia di essere abbandonato, il paziente reagisce in modo aggressivo, ma non con il sadismo che distrugge le cose, bensì con un'attività di pensiero inconscia, detta pulsione di annullamento. Essa è un blackout interno, in cui l'altro ed il rapporto con l'altro spariscono del tutto. La pulsione di annullamento è una dinamica pulsionale che mira a fare di ciò che è, ciò che non è, e di ciò che non è, ciò che è. E quindi a far sparire l'altro e le proprie possibilità di rapporto interumano, realizzando un annullamento di sé e del mondo. Questo meccanismo determina nello schizofrenico un particolare quadro. Scrive Fagioli,
Il suo pensiero, diventato divino e tenuto gelosamente nascosto alla percezione altrui, è la conseguenza e risultato della scissione del pensiero e di ciò che non è materiale da ciò che è materiale, il corpo. Grazie. Buonasera, volevo innanzitutto, prima di cominciare la relazione, raccontarvi un aneddoto su un'esperienza che ho avuto di recente a proposito del nostro autore Silvano Aglietti. Lo racconterò in inglese perché non è sottotitolato, quindi spero comunque sia comprensibile per tutti. Ed è avvenuto durante il convegno mondiale di psichiatria a Madrid, questo settembre, quindi 2 settimane fa praticamente. I would like to tell you a story about Silvano Aglietti and the book we are presenting on this occasion. I have just back from the WPA World Congress of Psychiatry in Madrid in this September, and I was sitting in the President Ruiz WPA table in the network social dinner. And I was discussing with Russell Copeland, a psychiatrist from Colorado Mesa University, and we were talking about psychotherapy based on human birth theory on psychosis treatment. And Russell works on emergencies in psychiatry, that is very hard, as all of us are aware, and on suicidal prevention in adolescence. And when I told you that about, you know, the human birth theory and the psychosis psychotherapy, he just asked me a question. Honestly, I was not sure about the question because I was not familiar with the American accent of that surname. Then, after the second time, I realized that Ariadne was Arietti. So I was really happy and enthusiastic to tell him that I was one of curator of this new reprint of interpretation of schizophrenia. And he was really enthusiastic and impressed by it. I told at first that it was very interesting that the connection that he got was between the human birth psychosis psychotherapy and Arietti. So I thought, well, Latino Dor Edizioni got the right connection, even for him, so it's a good choice reprinting that. And second, he asked me another question. How did you get this position? Cioè, come hai fatto a fare una cosa così importante come essere un curatore dell'interpretazione della schizofrenia di Aglietti? And I told him that L'Asino d'Oro Edizioni Publishing House was the same of Human Birth Theory Publication, books by Fagioli, was very interested on reprinting psychopathology book from the past that are totally cancelled by the actual psychiatric culture. And they came to us, the two editors. There are two young editors looking for young, very motivated psychiatrists, and contacted us, and we said, yes, we are very interested on reprinting psychopathology books. And we shared this desire to reprint Arietti's book. So I'm very proud about this reprinting and to be one of the curators of the book. Because I think that it's basic for experts to be able to consult it, and for the early career psychiatrist of the next generation in Italy. Okay. Now I'm going to read in Italian. Che cos'è la schizofrenia? Come può essere riconosciuta, interpretata e trattata?
Scrive così Arieti sulla prima pagina del suo libro. Ricordiamo che il nostro autore fa parte di quel movimento sviluppatosi negli Stati Uniti negli anni 50 e 60, 40 e 50, in cui troviamo Sullivan, Fromm Reichman e la scuola di Palo Alto. Una strada nuova sembra aprirsi con un distacco dall'impostazione psicoanalitica, tradizionalmente sfavorevole al trattamento delle psicosi, non compatibili, come sappiamo, con il transfert e considerate una regressione allo stato primitivo inconscio, postulato come caotico e perverso. Così Arieti, con grande volontà e coraggio, tenta un approccio psicoterapeutico, in particolare alla schizofrenia. Come abbiamo ascoltato, ne approfondisce la psicopatologia. Non dimentichiamo che l'atteggiamento di ascolto è da lui descritto per la prima volta e permette di comprendere come un'interpretazione del comportamento dello schizofrenico sia possibile. Inoltre l'autore è determinato ad interpretarne persino il pensiero, che secondo Jaspers, come sappiamo, è incomprensibile in quanto non derivabile, chiudendo così le porte alla realtà non cosciente e alla psicoterapia. Mentre Binswanger riconosce l'esistenza della mente non cosciente, ma per lui non è conoscibile. Arieti vorrebbe invece andare oltre la fenomenologia e correlarvi interpretazioni per una terapia della psiche. Predilige il lavoro psicologico e critica l'idea a priori della schizofrenia come malattia organica, che non favorirebbe una ricerca sulla psicoterapia. E cito: i ricercatori hanno esaminato tutte le parti del corpo dello schizofrenico da capo a piedi, dai capelli alle ghiandole sessuali, nel tentativo incessante di trovare degli indizi che potessero rivelare la natura organica di questa malattia. Hanno accumulato una grande quantità di dati, spazianti dal codice genetico a mutamenti biochimici. La maggior parte sono stati studiati quasi esclusivamente al fine di dimostrarne l'origine organica. In vari casi, ma non in tutti, esiste la possibilità che tali mutamenti siano soltanto una conseguenza del disturbo. E ancora, la catatonia è una forma funzionale, non una malattia organica. È un disturbo della volontà, non dell'apparato motorio. Nelle descrizioni di casi clinici da noi conservati attentamente nella nuova ristampa del libro, riporta un'intenzione di recupero del funzionamento, recovery. Ne consiglio la lettura sia ad esperti che a giovani psichiatri e psicologi. D'altro canto, Arieti però resta un uomo del suo tempo e quindi rimane legato agli scritti freudiani. In particolare ricordiamo l'introduzione del narcisismo del 1914, in cui la schizofrenia è allo stesso tempo chiusura rispetto al mondo esterno e repressione di libido, un quadro correlato da Freud al narcisismo primario, condizione strutturale dell'essere umano, non modificabile né eliminabile. I contenuti del testo di Arieti quindi rappresentano la storia della schizofrenia nel loro insieme ed una rilettura può farci riflettere su diversi punti. Sull'importanza della diagnosi di schizofrenia, come diceva anche il mio collega, differente dal disturbo bipolare e dalle altre psicosi, sulla sua trattabilità attraverso la psicoterapia non come sostegno, sulle contraddizioni apparentemente risolvibili che hanno caratterizzato l'approccio a questa malattia e di fronte alle quali Arieti si è continuamente interrogato. Per ultimo, su un nuovo approccio psichiatrico e psicoterapeutico alla schizofrenia. Seguendo la psicoanalisi si resta nel campo della coscienza. Fondamentalmente dobbiamo riflettere che pur parlando di inconscio è letteralmente unbewusste, inconoscibile, non unbekannt, non conosciuto. Soltanto ciò che una volta fu cosciente può tornare alla coscienza, dice Freud nel 15, nell'ultimo capitolo l'inconscio. La rimozione, Verdrängung, consiste letteralmente in uno spostamento nello spazio di ricordi coscienti che vengono dimenticati, secondo la parola tedesca utilizzata. Ma che cosa è accaduto nei primi anni di vita quando non c'è coscienza? Esiste una fisiologia della realtà mentale, quindi in questo senso manteniamo la dimensione medica, pur occupandoci di psicoterapia. Dicevo, esiste una fisiologia della realtà mentale senza coscienza che sia conoscibile e caratterizzata da uno sviluppo per sua natura non patologico, così come accade per la fisiologia del corpo in medicina? Ora, sappiamo
Sappiamo che la ricerca oggi è in difficoltà. Dallo studio di Hegarty sul trattamento della schizofrenia non risultano variazioni negli esiti dal 1910 al 1990, salvo un lieve incremento negli anni in cui lavora Rieti. La comunità internazionale si è posta delle domande sullo stato dei fatti, just the facts, circa la schizofrenia su Schizophrenia Research del 2011. Mario Mai, sulla fisiopatologia, si chiede: siamo sulla strada sbagliata? Ok. Già Robert Cancro, 10 anni fa, nel convegno celebrativo organizzato precedentemente da Labruschi, dichiarava l'attendibilità di una valutazione basata sui sintomi oggettivi e l'assenza di una ricerca sulla fisiopatologia. Negli ultimi anni i correlati organici riportati in studi su esseri umani sono stati seriamente invalidati in diversi lavori scientifici da studiosi della portata di Robin Murray, è noto The Myth of Schizophrenia as a Progressive Brain Disease del 2012, su Schizophrenia and Palatin, non troppo distante dalle citazioni della Rieti che prima ho riportato. Vedete prima nella vignetta c'era un signore che cercava sotto un lampione una chiave, però la chiave era al buio. Quindi sostanzialmente questa metafora sta ad indicare che noi stiamo cercando continuamente sul manifesto e sul visibile, ma quello che è il nostro oggetto di studio non è lì, è al buio apparentemente, insomma, quindi dobbiamo illuminarlo in qualche modo. Prima di una fisiopatologia, per esempio, sarebbe importante pensare ad una fisiologia, come dicevamo. In tal modo il lavoro psicoterapeutico sulla schizofrenia di Arietti può essere approfondito. Si può realizzare una cura allora, healing? Nel primo anno di vita vi è una realtà mentale che è rapporto attivamente con il mondo esterno, come possiamo osservare guardando i neonati. Non possiamo pensare che i neonati non abbiano un pensiero. Sulla dinamica della nascita, direttamente senza coscienza, abbiamo oggi nuovi riferimenti scientifici, i quali permettono una conoscenza della fisiologia della mente, che è correlabile, tuttavia, alla vita adulta. In quest'ultima troviamo una trasformazione nel passaggio dalla veglia al sonno, cioè dalla coscienza alla mente senza coscienza, in cui il pensiero non cessa di esistere, ma si trasforma in un pensiero diverso. La parola trasformazione chiama una seconda parola, ricreazione. Vediamo in che senso. Nella trasformazione in una realtà attiva e pensante, ma diversa dalla coscienza, la mente dello stato di sonno ricrea una condizione, se ci pensate, simile a quella della mente del primo anno di vita. Alla luce di una nuova prospettiva psichiatrica, il primo anno di vita è caratterizzato da aspetti fondamentali alla base della natura umana, che possono essere persi o alterati nella schizofrenia, a causa di rapporti che nel primo anno di vita possono ledere l'io della nascita. La creazione dalla realtà biologica di un io originario potrebbe essere legata all'esistenza di un corpo nuovo, non presente nella realtà fetale. Questa idea non è compatibile con la concezione tradizionale freudiana. Sarebbe invece necessaria per una fisiopatologia della schizofrenia, tanto cercata da Rieti. Sapete che Freud diceva che non esisteva nessuna cesura nel passaggio dallo stato fetale a quello neonatale nel 27, in funzione di sintomi e angoscia. Dovremmo ipotizzare allora, seguendo anche la scia di Rieti, anche in psichiatria, come nelle altre branche della medicina, che una realtà strutturale originariamente sana sia presente. Prendiamo in considerazione allora a questo punto la teoria della nascita umana, Human Birth Theory. Essa è in grado di sostenere la curabilità della schizofrenia e delle altre malattie mentali gravi, the severe mental illnesses, sulla base di una fisiologia della neuropsiche. In questo caso, una cura come ritorno allo stato originario sarebbe possibile, come in medicina. Questa teoria viene formulata in Italia nel 71 dal professor Fagioli, da sempre studioso di psicoterapia delle psicosi e che tra l'altro ha iniziato i suoi studi di medicina proprio qui a Pisa.
È un giovane psichiatra quando partecipa a Milano ai convegni del 62 e del 63 insieme ad Arieti, Galli, Ancona, Benedetti, Napolitani, Fornari. Lo stesso convegno è citato anche da Galli nella prefazione a questa nuova edizione di interpretazione. Egli descrive l'attivazione cerebrale e mentale alla nascita umana in reazione allo stimolo luminoso come vitalità e pulsione. Una pulsione. La pulsione è la reazione principale simultanea allo stimolo luminoso per Fagioli e si esprime come fantasia di sparizione, che è capacità di immaginare specificamente umana. Quando viene perduta la vitalità, la pulsione si presenta come annullamento, volta a far sparire l'esistenza del mondo umano esterno e corrispondentemente si determina una sparizione della propria realtà interiore affettiva coinvolta nel rapporto. Ne deriva una condizione definita anaffettività, non esiste la parola in inglese, è absence of affectivity, diversa dall'indifferenza che non è patologica assolutamente. La parola sparizione non è distruzione, attenzione, che invece riguarda la realtà materiale, come invece possiamo pensare per la parola rimozione per Drangum. È un processo mentale non cosciente, non materiale, intuito ad esempio dagli psicoanalisti Pichon e Laforgue nel 26 con il concetto di scotoma psichico, per cui non viene visto un oggetto nel campo visivo, quindi una, diciamo, una non percezione. La teoria della nascita, che si rivolge invece al momento non cosciente, quindi viene fatto sparire anche se viene percepito, e non l'oggetto soltanto ma il rapporto interumano, è formulata sulla base di un metodo deduttivo. Perché? Dato il buio intrauterino, la luce, in quanto stimolo assolutamente nuovo, è in grado di attivare la sostanza cerebrale alla nascita. E la cosa molto interessante è che recenti dati neurobiologici relativi all'attivazione funzionale della corteccia, alla viability, all'attivazione neuronale e all'espressione genica di immediate early genes indotti dalla luce alla nascita hanno confermato questa formulazione pensata da Fagioli più di 40 anni fa. Una psicoterapia volta alla guarigione, consapevole di questa dimensione fisiologica, cambia totalmente l'approccio del terapeuta, perché vedete così si pensa a una guarigione possibile, completa. Nella schizofrenia agisce la pulsione di annullamento che rende non esistente una realtà umana esistente a causa di una perdita di vitalità. Il terapeuta mira a far ricreare al paziente le caratteristiche fisiologiche della nascita e perdute nel primo anno di vita, a partire proprio dalla vitalità. Il lavoro di Arieti trova una conferma, a mio parere, in questi studi. Questo suo accanimento, questa passione che abbiamo visto anche prima nei video, per cui nonostante le cose che si sanno al momento, all'epoca, lui è convinto in qualche modo che ci si possa arrivare a guarire anche un paziente bloccato, catatonico, anche da mesi se non di più. La cura della schizofrenia con la psicoterapia, attraverso questo pensiero scientifico, può essere pensata, realizzata e anche spiegata. L'incorreggibile ottimismo di Silvano Arieti, di cui ci racconterà domani il figlio James, indispensabile per ogni scienziato, ha nel caso di Arieti un'intuizione che lo ha mosso a lavorare per tutta la vita con i pazienti più difficili. Grazie. Grazie a Daniela Polese per questo stimolante intervento e per questa interessante attività culturale e formativa sui nuovi psichiatri. Giustamente dovrebbero imparare a leggere questo libro di Arieti, soprattutto perché avrebbero dei grandi termini di paragone di quello che è la schizofrenia e la psicopatologia reale della schizofrenia. Il monito di Daniela Polese è fantastico, però io rimarrei nell'ambito strettamente culturale e formativo dei giovani con questa pubblicazione. Non scenderei
nel tratto biologico della schizofrenia, perché secondo me lì entriamo in un campo molto scivoloso, vuol dire dimenticare gli anni 70, il grande litio, sali di litio che hanno segnato un confine di demarcazione tra le forme schizofreniche e le forme bipolari. E